Ci troviamo alla 31ª edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese. Potremmo degustare tantissimi piatti della tradizione contadina, preparati anche con la castagna vitulanese, che è una castagna tipica dalla forma allungata e dal colore marrone scuro. Oltre alla castagna si potrà degustare appunto il pecorino vitulanese e si potranno trovare tantissimi stand dove provare vino della zona, quindi Sannita, del Taburno, ma anche birra artigianale. È la prima volta che vengo, è la prima volta che vedo questa meravigliosa sagra. Io vengo da Volterra, provincia da Pisa, molto bella come sagra, sì sì. È una bellissima serata, è la prima volta che veniamo in questa sagra, però devo dire la verità, molto organizzata e ci sono tanti eventi che abbiamo visto lungo tutte le serate. Abbiamo preso polenta con funghi e castagne, cecatielli, funghi e castagne. Veniamo da Roma, E veramente si mangia molto bene. Voi che cosa avete preso invece? Stiamo assaggiando il ciambotto, non siamo della zona, però ce l'hanno consigliato e stiamo provando. E è la prima volta che venite qua a Vitulano? Sì, sì, è la prima volta. Come siete venuti a conoscenza della sagra della castagna? Grazie a uno degli amici che stanno qui vicino a Foglianese, ci hanno detto di venire qui e di provare la sagra, che era molto bella e si mangiava bene, effettivamente è vero. Io sono siciliano da Agrigento. Io pugliese, dalla provincia di Foggia. Che cosa avete intenzione di assaggiare stasera? Tutto. Tutti i piatti tipici. Tutti i piatti tipici. Tantissime sono le attrazioni che si possono trovare tra i vicoli di Vitulano, con la musica folcloristica, ma non solo, eventi per bambini, mostre e tantissimi stand di artigiani come lavorazioni del cuoio e pietre. Questa è una sagra che è l'anima di questo paese, perché mette insieme quelle che sono le tradizioni che da sempre ci contraddistinguono, la castagna e il pecorino. Quindi siamo felici che quest'anno il tempo fortunatamente ci ha sorriso e che quindi il nostro paese è ricco di persone, ricco di turisti, e abbiamo questi altri 2 giorni di festa da goderci tutti quanti insieme. Io da vitulanese per questa sagra sono emozionatissimo, essendo che vivo fuori sono emozionatissimo anche perché da anni che non la vivevo. Sono contento che ci sia tanta gente, mi fa anche piacere per il paese, lo vedo più acceso, come sono emozionato. Quindi un momento per stare insieme anche per chi magari viene da fuori. Esattamente, si rivivono le amicizie, la famiglia, è un modo per vivere tante cose. Sempre una bella iniziativa per riunire comunque tutta la valle. A me piace sempre partecipare a questi eventi comunque. Le avete già mangiate le castagne? Sì, ottime, devo dire buonissime. Io vengo da Vezzano e quindi è la prima volta che assisto a questo evento. Una bellissima serata, abbiamo mangiato una... Tornerà? Ah, sicuramente. E che dire, dal profondo Abruzzo, grazie Vitulano. La sagra durerà fino a domenica 3 novembre. In queste giornate potrete continuare a venire ad osservare i vicoli di Vitulano e a visitare i vari stand.